Un giorno il famoso matematico David Hilbert disse: "Nessuno riuscirà a cacciarci dal paradiso che Cantor ha creato per noi." Ma chi era Cantor? E quale paradiso aveva creato per noi? Georg Cantor è stato uno dei matematici più illustri della seconda metà dell'Ottocento. Il suo nome è legato a una delle imprese più straordinarie della storia della matematica. Fu lui il primo a catturare e a domesticare quella belva feroce e sfuggente che noi indichiamo con la parola infinito. Per questo nuovo episodio della mia serie Misteri Matematici ho scelto di parlare di Cantor, della sua vita e della sua grande sfida al mistero dell'infinito. Questo video aderisce anche all'iniziativa People for Math lanciata da Ilaria Fanelli nel suo canale YouTube. Il prezzo che Cantor dovette pagare per portare a termine il suo ambizioso progetto fu, tuttavia, molto alto. Se volete scoprire come andarono le cose, seguitemi dopo la sigla. L'idea di infinito è una delle idee più problematiche e vertiginose che la mente umana abbia mai concepito. Già i filosofi e i matematici antichi si confrontarono con questa nozione, incontrando non poche difficoltà. I matematici greci, per esempio, non potevano concepire il concetto dell'infinito attuale, cioè l'idea di una quantità realmente infinita, perché per loro si trattava di una nozione assurda, preclusa alla nostra conoscenza e anche scivolosa, portatrice di paradossi, di disgrazie. Euclide e soci ammettevano invece una versione soft dell'infinito, più gentile, edulcorata, l'infinito potenziale. In sostanza accettavano di maneggiare soltanto quantità finite e estenderle a piacere. Era un po' come alludere all'infinito, immaginarlo, tendere verso di lui, ma non toccarlo veramente. Insomma, non era la stessa cosa. L'infinito attuale, quello brutto e cattivo, anche se teoricamente respinto, aveva continuato a bussare alle porte dei greci in modo alquanto angosciante. L'infinito saltava fuori ovunque quando si parlava di numeri. Per esempio, Euclide dimostrò che i numeri primi sono infiniti, ma per evitare la terribile e innominabile parola, usò una perifrasi più prudente e disse che i numeri primi sono più numerosi di qualunque assegnata quantità di numeri primi. Anche in geometria emergevano paradossi dietro i quali si intravedeva il volto beffardo e inquietante dell'infinito. Dopo la scoperta pitagorica dell'incommensurabilità tra segmenti, per esempio tra il lato e la diagonale del quadrato, i geometri ellenici erano stati costretti a descrivere il punto geometrico come un oggetto privo di dimensioni, ma non si capiva come sequenze di oggetti del genere, infinitamente piccoli, potessero creare segmenti finiti. Era un enigma molto simile a quello molto famoso proposto da Zenone con Achille e la tartaruga come protagonisti. Per molti secoli non cambiò granché, ma nel corso del Seicento alcuni scienziati come Isaac Newton e Gottfried Wilhelm von Leibniz diedero vita ad una nuova branca della matematica, il calcolo infinitesimale. Il loro obiettivo era risolvere alcuni problemi aperti, come la determinazione della pendenza di una curva e il calcolo dell'area delimitata da una curva, ma il nuovo approccio si rivelò decisivo per considerare anche l'idea di infinito in modo nuovo. I matematici a cavallo tra il 600 e il 700, grazie a questo nuovo potente equipaggiamento, riuscirono a risolvere alcuni dei problemi che avevano tormentato gli antichi. Per esempio, riuscirono a spiegare perché Achille supera la tartaruga, mostrando la convergenza della serie geometrica. I rudimentali strumenti introdotti da Newton e Leibniz, flussioni e infinitesimi, furono affinati nel corso dei secoli successivi da menti sopraffine, come Cauchy, Weierstrass, Dedekind, Dirichlet e molti altri. Questi matematici indicarono la direzione giusta per arrivare ad addomesticare definitivamente l'infinito e lo fecero proponendo il fondamentale concetto di limite. Il fatto è che l'approccio proposto da questi matematici si basava ancora sul trucco dei greci, cioè sull'infinito potenziale.
Insomma, ancora verso la fine dell'Ottocento era stata percorsa sì moltissima strada, ma la bestia dell'infinito attuale, quello feroce, spaventoso, non era stata ancora veramente affrontata. Il primo matematico che, poggiando sulle sicure basi create da Cauchy, Weierstrass e tutti gli altri, non ebbe paura di affrontare il feroce infinito attuale fu Georg Cantor. Cantor nacque nel 1854 a San Pietroburgo. Suo padre era un commerciante e agente di borsa danese e sua madre era una violinista cattolica nata in Russia ma di origini austriache. Quando Georg aveva 11 anni, la famiglia si spostò a Berlino. Da quel momento Georg visse quasi sempre in Germania, ma provò sempre molta nostalgia per la sua madrepatria e si considerò sempre più russo che tedesco. Studiò dapprima ad Darmstadt, mostrando eccezionali capacità matematiche e successivamente, dopo una breve parentesi al Politecnico di Zurigo, all'Università di Berlino, dove ebbe come professori i famosi matematici Leopold Kronecker e Karl Weierstrass, e dove ottenne il dottorato nel 1867. Negli anni successivi intraprese la sua carriera accademica all'Università di Halle, concentrandosi nell'ambito dell'analisi matematica. Nel 1874 sposò Vally Gutmann, da cui ebbe 6 figli. Per intraprendere la sua sfida all'infinito, tra il 1874 e il 1884, Cantor si inventò una nuova area della matematica che oggi tutti noi impariamo a conoscere, almeno nei suoi aspetti basilari, già negli anni della scuola elementare, la teoria degli insiemi. Basandosi su questa teoria, Cantor ridefinì il concetto stesso di numero, cioè stabilì che ogni numero poteva essere associato alla famiglia di tutti gli insiemi che contengono quella particolare quantità di elementi. Per esempio, l'insieme formato dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 e l'insieme formato dai numeri 1, 4, 9, 16 e 25 hanno entrambi cardinalità 5, cioè comprendono entrambi 5 elementi. Il numero 5 è quindi il simbolo di questa astrazione, del fatto cioè di contenere 5 elementi. Un momento però, esistono anche insiemi infiniti? Beh sì, consideriamo l'insieme n dei numeri naturali. I suoi elementi sono sì infiniti, ma li possiamo mettere in ordine, perfino elencare, enumerare, anche se in linea di principio, impiegandoci un tempo infinito. Cantor decise di assegnare un nome e un simbolo anche a questa cardinalità infinita. La chiamò infinito numerabile e, ispirato dalla prima lettera dell'alfabeto ebraico, l'Aleph, coniò il simbolo Aleph 0. Fantastico! L'infinito è stato catturato? Magari fosse così semplice. Ben presto Cantor si accorse che nella teoria degli insiemi infiniti si annidavano alcune stranezze. Prendiamo l'insieme dei numeri naturali pari, quindi l'insieme formato dai numeri 0, 2, 4, 8 e così via, che ovviamente è un sottoinsieme dell'insieme più grande di tutti i numeri naturali. Ogni numero naturale può essere collegato con il suo doppio, che è un numero pari. Cioè, l'insieme dei numeri pari pi e l'insieme n di tutti i numeri naturali possono essere messi reciprocamente in corrispondenza biunivoca. Quindi i numeri pari sono numerosi tanto quanto tutti i numeri naturali, ovvero la cardinalità di questi due insiemi è sempre uguale ad Aleph 0. Wow! E questo ci sembra assolutamente paradossale, perché avremmo giurato che i numeri pari sono la metà di tutti i numeri naturali. Non basta. Prendiamo l'insieme z formato dai numeri interi, cioè gli interi negativi, lo 0 e gli interi positivi. Se li enumeriamo così, quindi 0, 1 meno 1, 2 meno 2, 3 meno 3 e così via, e se etichettiamo gli elementi di questa lista, di questo elenco con numeri naturali progressivi, ecco che otteniamo ancora una corrispondenza biunivoca con n, cioè l'insieme dei naturali.
Quindi nemmeno i numeri interi sono più numerosi dei numeri pari e dei numeri naturali, sono Wow! ugualmente numerosi. E le sorprese non sono ancora finite. Consideriamo ora l'insieme Q, cioè l'insieme dei numeri razionali, cioè le quantità che possono essere espresse come frazioni. Come dite? Questo è sicuramente un infinito più grande di Aleph 0? Vediamo. Disponiamo gli elementi di Q in questo schema, in cui ogni riga corrisponde a un certo denominatore e ogni colonna a un particolare numeratore. Se attraversiamo le frazioni della tabella, seguendo un cammino a zigzag, come vedete, riusciamo anche questa volta a enumerare gli elementi dell'insieme, cioè riusciamo a creare la famosa relazione biunivoca con M. Quindi anche la numerosità dei numeri razionali è soltanto Aleph 0, cioè l'infinito numerabile. Wow! Insomma, ricapitolando, abbiamo una sequenza di quattro insiemi infiniti, i numeri naturali pari, i numeri naturali, i numeri interi, i numeri razionali, che avremmo immaginato essere progressivamente crescenti, uno più grande dell'altro, e in realtà hanno tutti la stessa identica cardinalità, la solita Aleph 0. A questo punto Cantor si domandò: possiamo allora dire che tutti gli insiemi infiniti sono numerabili? Beh, seguiamo il suo ragionamento. Prendiamo l'insieme x dei numeri reali compresi tra 0 e 1. Qui dentro non ci sono soltanto i numeri razionali, ma anche i numeri irrazionali. Se anche questo insieme x fosse numerabile, ragionò Cantor, potremmo mettere in fila i suoi elementi ed etichettare ciascuno di loro con un numero naturale, più o meno così. A questo punto potremmo costruire un numero compreso tra 0 e 1, in base ad una semplice regola. La sua iesima cifra decimale è uguale a 0 se la iesima cifra decimale dell'iesimo numero della lista è 1, altrimenti è uguale a 1. Per esempio, la terza cifra decimale di questo numero è uguale a 0, perché la terza cifra decimale del terzo numero della lista è 1. Ora, tenetevi forti. Cantor fece notare che il numero costruito in questo modo così bizzarro è sicuramente diverso dal primo della lista, perché la prima cifra decimale differisce. Ma è diverso anche dal secondo, perché differisce anche la seconda cifra decimale e così via. Per farla breve, è diverso da tutti i numeri della lista. Beh, com'è possibile se la lista include tutti i numeri reali fra 0 e 1? Evidentemente gli elementi dell'insieme x non possono essere messi in fila, cioè non formano un insieme numerabile. Il ragionamento può essere facilmente esteso a tutto l'insieme R dei numeri reali, non soltanto quelli compresi tra 0 e 1. Insomma, Cantor concluse che l'insieme dei numeri reali R non è numerabile come gli insiemi visti prima, cioè ha una cardinalità infinita che è maggiore di Aleph 0. Il matematico tedesco la chiamò cardinalità del continuo e la indicò con questo simbolo. Cantor dimostrò così una verità sconvolgente. Non esiste un solo livello di infinito, ma almeno due. Wow! Il primo livello, Aleph 0, è un infinito attuale a tutti gli effetti, ma non è ancora feroce, è abbastanza tranquillo perché corrisponde all'idea di una sequenza di elementi distinti che si possono mettere in ordine e in linea teorica che contare. Il secondo livello, invece, il continuo, è un infinito denso, selvaggio, feroce, che non accetterà mai di essere sottoposto a conteggi o enumerazioni, nemmeno a regole di distanziamento. In effetti, i numeri naturali, ma anche gli interi e i razionali, compaiono a salti, mentre i numeri reali sono immensamente più fitti. Se prendiamo a caso due numeri interi, esiste tra di loro una quantità finita di numeri interi, mentre se sorteggiamo due numeri reali, in mezzo ci sono sempre infiniti numeri reali. Possiamo tranquillamente parlare dei primi 100 numeri naturali, ma non ha senso parlare dei primi 100 numeri reali. A questo punto sorge una domanda: ma tra il numerabile e il continuo esiste un livello di infinito intermedio? Cantor ipotizzò di no. Proprio per questo motivo indicò il continuo con un simbolo totalmente diverso dall'Aleph 0, non proseguì la serie degli Aleph.
con un Aleph 1, ad esempio. Tuttavia, né lui né altri matematici dopo di lui riuscirono a dimostrare questa congettura. Si tratta ancora oggi di una questione aperta, una delle più famose della matematica, nota come ipotesi del continuo. Invece è stato accertato un altro fatto: non esiste alcun insieme infinito con cardinalità minore di Aleph 0. Il nome Aleph 0 quindi è appropriato. Ma e quindi esistono soltanto due livelli di infinito? Beh, la risposta a questa domanda fu trovata dallo stesso Cantor. No, esistono altri livelli superiori alla stessa cardinalità del continuo. Può sembrare un fatto sconvolgente, perché facciamo fatica a immaginare un insieme che sia ancora più denso e affollato dell'insieme dei numeri reali, che ci sembra già gremito all'inverosimile. Eppure Cantor dimostrò che partendo da un insieme infinito, con una certa cardinalità, è sempre possibile costruirne uno di cardinalità maggiore. Basta metterci dentro tutti i possibili sottoinsiemi, cioè le possibili parti del primo insieme. Per fare un esempio, partiamo dall'insieme dei numeri naturali, costruiamo un nuovo insieme formato da tutti i possibili raggruppamenti di numeri naturali, sia finiti che infiniti. Ecco, un insieme del genere avrà una cardinalità ovviamente infinita, ma sarà un infinito più grande dell'infinito numerabile. Precisamente, otterremo proprio la cardinalità del continuo. Ma ripetendo l'operazione partendo ad esempio da R, quindi dall'insieme dei reali, e considerando tutte le possibili parti di questo insieme, riusciamo a costruire un insieme la cui cardinalità è maggiore della cardinalità del continuo. Se poi iteriamo l'operazione partendo da questo nuovo superinsieme, possiamo salire a livelli di cardinalità infinite e sempre più grandi, e questo processo potrebbe proseguire indefinitamente. Potremmo e possiamo quindi affermare che esistono infiniti livelli di infinito. Wow! Cantor era un uomo profondamente religioso, era un luterano molto devoto ed era molto attratto anche dalle riflessioni teologiche. Temendo che la sua teoria potesse andare in conflitto con la religione, in particolare assomigliare ad una sorta di panteismo, visto che gli infiniti sono molti, Cantor sentì il bisogno di chiedere il parere di molti filosofi, di molti teologi, e arrivò addirittura a scrivere una lettera al Papa Leone XIII, che pare non rispose mai. Per attenuare il rischio di sembrare blasfemo, evitò comunque, di impiegare l'aggettivo infinito nella sua teoria, ritenendolo spendibile esclusivamente per definire Dio, e utilizzò invece per i suoi numeri il termine transfinito. E queste cautele non impedirono che molti filosofi e molti teologi, ma anche molti matematici, cominciassero ad attaccare pesantemente Cantor e la sua teoria. In particolare il matematico Kronecker, che Cantor aveva avuto come professore all'università, disse che i risultati del suo ex allievo erano privi di senso e che Cantor era un corruttore della gioventù. Non contento, Kronecker boicottò la pubblicazione degli articoli di Cantor e si oppose ai suoi tentativi di diventare professore a Berlino. Le sue incertezze filosofiche, ma soprattutto l'ostilità di Kronecker, pesarono moltissimo sulla psiche di Cantor, che a partire dal 1884 cominciò a soffrire di depressione. La sofferenza mentale non lo abbandonò mai del tutto e lo accompagnò fino alla fine. A peggiorare la situazione contribuì anche la morte improvvisa del figlio più giovane nel 1899. Da quel momento Cantor non fece che entrare e uscire in continuazione dai sanatori, ottenendo dispense dall'insegnamento nei periodi di ricovero. Nel 1913 andò in pensione e visse il resto dei suoi giorni in uno stato di povertà. Nel giugno del 1917 entrò per l'ultima volta in sanatorio e implorò più volte la moglie di farlo tornare a casa. Purtroppo a casa non tornò mai. Un infarto gli tolse la vita il 6 gennaio del 1918. La vita di Cantor fu dominata dal dolore. Pochi matematici compresero subito l'enorme portata dei suoi risultati. Tra questi dobbiamo nominare David Hilbert, quello della frase sul paradiso. Cantor oggi è ritenuto uno dei massimi matematici di sempre e le sue teorie sugli insiemi e sui numeri transfiniti sono considerate tra i più alti risultati della storia della matematica. Grazie dunque a Cantor, al suo genio e al suo coraggio. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace qui sotto.
inserisci i tuoi commenti e se non sei ancora iscritto al mio canale, beh, fallo subito e attiva le notifiche, così sarai informato sui miei prossimi video e sulle mie prossime dirette. A presto!